arrivate 4.510 dosi di vaccino anti-Covid dall'azienda farmaceutica Moderna. Ex Colonia Motta, condannati 4 spacciatori per le loro azioni criminose. Weekend di controlli a Massa Carrara, numerose sanzioni per i furbetti che aggiravano le norme. Anatomia patologica, arrivano ora i risultati degli esami di dicembre, la UIL chiede di trovare una soluzione. Continua la battaglia della CISL per tutelare i dipendenti dei cimiteri gestiti da una USICA. Parte la lotteria degli scontrini, estrazione mensile fissata l'11 marzo. Buonasera a tutti voi che ci seguite da casa e ben ritrovati a questo primo appuntamento settimanale dell'informazione curato da Antenna 3. Come di consueto aggiorniamo i nostri telespettatori sull'andamento epidemiologico da Covid-19 in regione e in provincia. Sono 373 in più rispetto a ieri casi di coronavirus individuati oggi nella regione toscana. In regione oggi si registrano 15 decessi, 7 uomini e 8 donne di età media di 85 anni, di cui 5 a Massa e Carrara. Nella Puane oggi ci sono 21 casi in più, di cui 9 a Carrara, 11 a Massa e un caso a Montignoso, mentre in Lunigiana si registrano 11 nuovi casi. Si tratta di 3 a Ulla, 2 a Fivizzano, 5 casi a Fosinovo ed 1 a Licciana Nardi. Per quanto riguarda le vaccinazioni anti-Covid, prosegue il piano elaborato ed attuato dall'azienda USL Toscana Nord-Ovest, che prevede in questa prima fase di raggiungere operatori del sistema sanitario e ospiti delle residenze sanitarie assistenziali, le RSA. Ieri le persone vaccinate in Toscana erano 25.652, tra queste 3.954 nella zona delle Apuane e in particolare 1.511 persone hanno ricevuto la seconda dose del vaccino. Dall'inizio della campagna alle ore 16 di oggi, lunedì 1 febbraio, sono state utilizzate in tutto 125.000 dosi di vaccino, di cui 19.685 nelle RSA, come riportato sul portale web di vaccinazioni.sanità.toscana. E sono arrivate oggi anche le 4.510 dosi di vaccino anti-Covid dall'azienda farmaceutica statunitense Moderna, come annunciato ed anticipato durante i titoli. Di queste 1.540 dosi sono state consegnate alla ASL Nord-Ovest, 1.980 al centro e 1.990 al sud-est. Domani invece sono attese le nuove 31.590 dosi di vaccino di produzione della Pfizer BioNTech. Contestualmente saranno poi riaperte sempre domani a partire dalle ore 15 le agende della fase 1 per la prenotazione delle prime somministrazioni del vaccino Pfizer da parte di persone che si erano già prenotate, alle quali erano stati annullati gli appuntamenti per improvvisa riduzione delle forniture. Coloro che avevano già prenotato avranno una priorità di 48 ore, passate le quali le prenotazioni saranno aperte anche agli operatori sanitari e sociosanitari degli ospedali e delle RSA, della struttura territoriale pubblica, del privato accreditato, dei medici di medicina generale e dei pediatri, sempre che abbiano già effettuato la preadesione. Una parte delle nuove forniture verrà comunque consegnata, conservata ai fini della somministrazione dei richiami. Cambiamo adesso argomento, ci spostiamo a Marina di Massa dove sono stati condannati i 4 spacciatori che operavano nella ex colonia Motta. Scusate. Ascoltiamo tutti i particolari in questo primo servizio a cura di Camilla Di Maria.
Il 28 gennaio scorso il Tribunale di Massa ha emesso la sentenza nei confronti dei quattro giovani spacciatori dell'ex colonia Motta, arrestati un anno fa dalla Guardia di Finanza, condannandoli complessivamente a 20 anni di carcere. La severità della pena, nonostante contempli anche le riduzioni previste per il rito abbreviato scelto dagli imputati, conferma la gravità delle loro azioni criminose. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Massa Carrara, a conclusione di indagini particolarmente complesse, rese ancora più difficoltosa a causa dei luoghi dove si svolgeva l'attività criminosa, avevano eseguito quattro fermi di indiziato di delitto emessi dalla Procura della Repubblica di Massa nei confronti di altrettanti cittadini marocchini accusati di spaccio di sostanze stupefacenti. I quattro spacciatori nordafricani, con un'età compresa fra i 25 e i 30 anni, gestivano un vero e proprio supermarket della droga aperto a qualsiasi ora del giorno e della notte all'interno della ex colonia Ettore Motta sul lungomare di Marina di Massa, insediandosi nei ruderi abbandonati che una volta erano meta di turisti e villeggianti. Le indagini, sviluppate avvalendosi dell'ausilio delle intercettazioni telefoniche, hanno accertato che il gruppo criminale cedeva circa 60 dosi al giorno di cocaina, movimentando mensilmente all'interno della stessa colonia oltre un chilo di sostanze stupefacenti. La sentenza ha confermato la validità dell'impianto accusatorio delineato dalla Procura della Repubblica di Massa, che ha diretto le indagini e che è riuscita ad accettare la colpevolezza dei quattro soggetti che nel bilancio 2019-2020 avevano monopolizzato lo spaccio di sostanze stupefacenti in un'area degradata della città. E anche a Massa continuano i controlli della Polizia di Stato. Nel weekend è sanzionato locale del centro storico per somministrazione di alcol a minori. Se ne è occupata per noi Alessia Piolanti. Sanzionato noto locale del centro storico per somministrazione di alcolici a minori da parte dei poliziotti della squadra amministrativa della Questura di Massa. Nella circostanza il cameriere, infatti, aveva servito Spritz e Long Island a 6-17 anni, che consumavano seduti ai tavoli del bar. La giovane età non è però sfuggita ai poliziotti della squadra amministrativa, che hanno proceduto immediatamente all'identificazione dei minori e alla contestazione della relativa sanzione al titolare del locale. Nel mentre sono stati contattati i genitori dei minori, che venivano invitati a presentarsi sul posto per procedere all'affidamento degli stessi, previa sottoscrizione del relativo verbale. Ricordiamo che le norme prevedono il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, mentre per il titolare dell'esercizio commerciale è obbligatorio chiedere un documento d'identità ai ragazzi che vogliono acquisire o consumare alcolici, proprio allo scopo di accertare l'età del cliente. I titolari dell'attività rischiano la sospensione della licenza e una denuncia penale in caso di somministrazione a minori degli anni 16 o una multa tra i 250 e i 1000 euro nel caso in cui il minore abbia tra i 16 e i 18 anni. La Polizia di Stato della Questura di Massa sta portando avanti una campagna di serrati controlli sull'uso dell'alcol, che ha effetti sociali devastanti, specie sui più giovani, al fine di limitare l'accesso indiscriminato a bevande alcoliche e ad evitarne l'abuso. E anche da Carrara, un weekend di controlli da parte dei carabinieri. Numerose le sanzioni per i furbetti che cercavano di aggirare il DPCM. Sentiamo il servizio. Per i carabinieri di Carrara è stato un altro sabato di intensa attività operativa, quello appena trascorso. In attuazione del piano dei servizi interforze per tenere sotto stretto controllo le vie della Movida, i militari dell'arma hanno potenziato anche la presenza delle pattuglie lungo le principali vie di comunicazione che attraversano le località del litorale. Fra le zone presidiate dagli equipaggi dell'arma, anche il tratto di lungomare al confine con la Liguria, ritenuto un punto strategico per intercettare eventuali arrivi da fuori regione. Proprio a questo proposito, nel pomeriggio di sabato, una pattuglia del radiomobile ha intercettato un'autovettura con a bordo 5 ventenni provenienti dallo Spezzino, che stavano raggiungendo Marina di Carrara. Dal controllo al terminale, i carabinieri hanno scoperto che alcuni ragazzi della comitiva erano già segnalati come appartenenti a bande giovanili della zona di Sarzana e La Spezia, coinvolti in ripetute aggressioni per strada e vari episodi di violenza e danni di altri giovani, nonché
nonché atti di ribellione nei confronti delle forze dell'ordine. Il più grande del gruppo, un 23enne originario dell'Albania con vari precedenti per furti ed estorsioni, l'estate scorsa alle Cinque Terre si è reso protagonista insieme ad altri coetanei di un'aggressione di matrice omofoba ai danni di una coppia di turisti e, oltre a vari arresti e denunce, risulta esserci anche una recente misura di prevenzione firmata dal questore di La Spezia per contenere la sua pericolosità. Non sono da meno i precedenti penali che i carabinieri hanno scoperto sul conto di altri due ventenni identificati sull'auto, che hanno alle loro spalle vari reati. I cinque ragazzi fermati, che non hanno nascosto di essere diretti a Marina di Carrara per trascorrere il sabato sera, sono stati tutti sanzionati per le norme anti-Covid. Inoltre, la revisione dell'auto è risultata scaduta da parecchi mesi, ulteriore azzardo che ha costato al conducente un'altra multa molto salata. Oltre ai servizi per la Movida, i carabinieri stanno portando avanti su tutto il territorio di Carrara anche le attività preventive finalizzate alla verifica del rispetto delle norme previste per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Nell'ambito di questi servizi, sabato sera, poco prima delle 19, un altro rinomato bar del centro storico è stato sanzionato per aver violato l'orario di chiusura alle 18 previsto dal decreto del governo. Quando i carabinieri sono intervenuti nel locale, c'erano ancora una decina di clienti comodamente seduti al tavolo a consumare l'aperitivo, mentre altri due avventori, che fuori orario, stavano bevendo qualcosa seduti ad un tavolino esterno. A quel punto, inevitabilmente, è scattata la multa per il titolare dell'attività, insieme all'immediato ordine di chiusura per 5 giorni. Inoltre, ad ogni cliente arriverà la prevista sanzione da 400 euro. In seguito ad alcune segnalazioni da parte dei cittadini, il presidente della provincia Gianni Lorenzetti ha ritenuto opportuno svolgere un sopralluogo sulla strada provinciale 5 Bassa Tambora, interessata da un movimento franoso in località Poggio Piastrone, con i tecnici e il dirigente alla viabilità Stefano Michela. La speranza è che a breve la Regione Toscana metta a disposizione le risorse necessarie per l'apertura dei cantieri per garantire viabilità e sicurezza. Un'opera urgente e necessaria per tutto il territorio. Isolare le mele marce per consentire ai giovani residenti e attività commerciali di trascorrere il fine settimana in pace. E questo è il messaggio che il sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, assieme al prefetto Claudio Ventrici, ha voluto ribadire dopo i fatti di venerdì scorso a Marina di Carrara. Durante l'incontro tenutosi questa mattina con il questore Salvatore Calabrese, il primo cittadino carrarese ha ritenuto indispensabile il gioco di squadra tra istituzioni al fine di superare questa situazione. L'amministrazione inoltre ha predisposto un ulteriore giro di vite sugli alcolici. Anticiperemo al pomeriggio lo stop al consumo di bevande nei luoghi pubblici e stiamo valutando la possibilità di un'ordinanza che vieti negli orari più a rischio la vendita degli alcolici nei supermercati e nei negozi di vicinato, ha annunciato il sindaco Pentastellato. Anatomia patologica, organico all'osso. Arrivano ora i risultati degli esami di dicembre. La UIL Massa Carrara chiede all'azienda di trovare una soluzione. Dettagli a cura di Camilla Di Maria. Anatomia patologica e risultati di analisi importantissime arrivano con estremo ritardo. Nonostante la buona volontà dei dipendenti, infatti, che fanno i salti mortali per rispettare le scadenze, il reparto è sotto organico da troppo tempo, così si rischia di far saltare un'eccellenza del territorio puano. Lancia l'allarme il segretario della UIL Massa Carrara, Claudio Salvadori, che porta alla luce una situazione critica che si protrae ormai da tante settimane, senza che l'azienda sanitaria riesca a trovare una soluzione. Salvadori riporta un dato su tutti che dà la dimensione del problema. Stanno arrivando in questi giorni le risposte degli esami fatti dai cittadini a dicembre, oltre un mese di attesa in un settore che è estremamente delicato e che per la sua stessa natura dovrebbe dare risultati nel minor tempo possibile. Gli esami istologici, infatti, per l'80% circa riguardano il settore oncologico. E prosegue: è chiaro che una persona non può attendere così tanto, restare un mese con l'ansia di sapere come sta e se
deve iniziare velocemente una cura per combattere un eventuale tumore. Lasciar passare un mese significa giocare con la vita delle persone. Salvatori continua spiegando: ad oggi ad anatomia patologica mancano 3 tecnici per gravidanze, malattie e altri motivi. L'ASL ha fatto tante belle promesse da marinai. Gli altri lavoratori saltano ferie e riposi, fanno i salti mortali, ma sono troppo pochi per poter garantire tempi di risposta in linea con le esigenze del settore. Malgrado il grande impegno del primario, che ha reso anatomia patologica uno dei fiori all'occhiello dell'ex ASL 1, oggi la direzione dell'azienda sanitaria sembra voler lasciare andare in malora le conquiste di anni di lavoro. Chiediamo all'azienda un tavolo urgente e di mettere mano alla situazione. Conclude Salvatori, perché si rischia di perdere un'eccellenza e soprattutto si mette a repentaglio la vita delle persone. La giunta comunale di Massa ha dato l'avvio all'iter per una variante al regolamento urbanistico riguardante il progetto di ampliamento del supermercato Esselunga del Viale Roma. Con deliberazione numero 294 l'amministrazione ha formalizzato dunque questo primo passaggio, dando mandato alla struttura competente che ha provveduto ad iniziare le consultazioni sul progetto proposto, chiedendo i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale. Enti ed autorità coinvolte hanno dunque 30 giorni di tempo per far pervenire le proprie osservazioni. Tutta la documentazione riguardante il progetto della variante Esselunga è disponibile per la consultazione presso l'ufficio pianificazione. Continua la battaglia della CISL per tutelare i dipendenti dei cimiteri gestiti da Nausicaa. Ce ne parla Rocco Lanza. Alza la voce attraverso un comunicato stampa il segretario FIT CISL Massa Carrara Toscana Nord Luca Mannini. Il sindacato si inserisce nella diatriba tra Comune di Carrara e Nausicaa da una parte e politica dall'altra, con lo scopo di tutelare e difendere i lavoratori della società multiservizi di Carrara in merito ai fatti accaduti qualche giorno fa nel cimitero di Turigliano. La CISL, nel comunicato apparso oggi, sottolinea il fatto che i defunti debbano avere il necessario diritto ad essere trattati con il massimo rispetto, sia perché tali, sia per una questione sentimentale. A distanza di anni dalla loro morte, infatti, ci sono i loro cari che ancora soffrono e piangono per la loro perdita. In merito all'irresponsabilità dei lavoratori, il sindacato non ha dubbi. Se Nausicaa non ha rispettato alcune norme sulla conservazione dei resti e sulla idoneità dei locali, non è certo colpa dell'insensibilità o dell'incapacità dei singoli operatori cimiteriali, ma derivante da carenze organizzative riconducibili a chi organizza il lavoro. Problemi dunque organizzativi, che da anni la FIT CISL denuncia ai tavoli sindacali in azienda. Inoltre, Luca Mannini ha denunciato le scarse condizioni lavorative dei lavoratori cimiteriali, i quali, rispetto anche ai dipendenti degli altri settori, non percepiscono nessun premio di risultato, nonostante la particolarità del lavoro. Questa problematica era già stata esposta nel 2018, ma fino ad oggi non si è ancora trovata una soluzione, nonostante il forno crematorio porti nelle casse della multiservizi l'ingente somma di circa 600.000 euro al netto dei costi, entrate che consentirebbero, senza alcun problema, di finanziare un giusto premio di risultati ai lavoratori. La CISL è in attesa di un confronto con Nausicaa per risolvere la questione delicata. Si chiama Easy J2S, il nuovo gioiello del parco mezzi per l'igiene urbana di Nausicaa S.P.A. Consente di sollevare, svuotare e riposizionare correttamente i contenitori che andranno a comporre le nuove isole ecologiche di Carrara Centro. Quest'idea innovativa e approdata nei giorni scorsi nel piazzale di Nausicaa e sarà utilizzata per le strade di Carrara nell'ambito dei nuovi sistemi di raccolta dei rifiuti. Inoltre, come annunciato, dopo l'estensione del porta a porta, col nuovo anno la rivoluzione della differenziata approderà anche in centro città. Le circa 9.000 utenze domestiche del centro storico saranno chiamate a differenziare 5 frazioni. Oltre a vetro, carta, plastica e secco, per la prima volta verrà introdotta anche quella dell'organico. Ci saranno infatti dei cassonetti intelligenti ad accesso controllato che poi verranno svuotati proprio grazie al nuovo mezzo consegnato in questi giorni a Nausicaa.
Vediamo insieme adesso un po' di pubblicità, tra poco. L'informazione locale che affianca quella nazionale è di fondamentale importanza ed è in questo modo che la nostra presenza diventa specifica, perché rivolta ai comuni, ai paesi, ai borghi. A noi piace occuparci di questa realtà perché è qui che viviamo. Il mare della nostra costa e i suoi pescatori, il marmo e i suoi cavatori, la Lunigiana e i suoi castelli, le nostre città, sebbene piccole, e i cittadini. Uomini e natura, fabbriche e Alpi Apuane. Le parole, le immagini, le interviste, i servizi, il nostro impegno nel rendere visibile e chiara l'attività di una comunità, che sia commerciale, industriale, politica o sportiva. Quanta passione mettiamo come emittente locale nell'occuparci della quotidianità. La realtà giorno per giorno, la vicinanza ai telespettatori con il compito di mantenere l'informazione intelligente e vivace e la conoscenza necessaria allo sviluppo di ogni cittadino. La nostra emittente locale invita all'ascolto tutti, nessuno escluso, davvero. E se non ci daranno la possibilità di trasmettere, tutto questo non sarà più possibile, davvero. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. Della vita avremo cura dell'ultimo viaggio con esperienza, dignità e rispetto. Onoranze funebri Salvatori 340 188 6511. Prima della festa per zia Pina e tu sei sempre lì con quel tablet. Piante da sistemare, muri da tinteggiare, la parabola da montare. Già fatto. E come? Noleggiando tutta l'attrezzatura da Italnolo. Resta solo la festa. Fatto anche questo. Ora manca solo zia Pina. L'hanno già noleggiata. Tutti possono rivolgersi a Italnolo. In Toscana parte la lotteria degli scontrini. L'estrazione mensile è fissata l'11 marzo e prevede 10 premi da 100.000 euro. Ci spiega i particolari Alessia Piolanti. Dopo mille incertezze, oggi ha preso il via la lotteria degli scontrini, una delle misure insieme al cashback lanciate dal governo per incentivare gli acquisti con sistemi tracciabili, come carte di credito e bancomat, al fine di contrastare l'evasione fiscale. Peccato però che al momento solo metà degli esercenti abbiano adeguato il registratore di cassa in modo da poter trasmettere il codice lotteria dei clienti all'Agenzia delle Entrate, 700.000 su 1.400.000. D'altra parte, i commercianti hanno tempo fino al 1° di aprile per adeguare i loro registratori o acquistarli di sana pianta. La spesa varia da 50 a 200 euro circa e solo dal 1° marzo è previsto che i clienti possano segnalare al fisco i commercianti che si rifiutano di acquisire il codice lotteria. Inevitabile quindi che questa partenza sia così rallentata. Tuttavia, per quanto riguarda il regolamento, esso prevede anche che gli esercenti informino i clienti della possibilità di partecipare alla lotteria tramite un simbolo o un logo affisso in vetrina.
È chiaro che, avendo tempo fino al 1° di aprile per adeguarsi, non ne vedremo molti in giro, almeno in questa prima fase. Inoltre, sono validi tutti gli acquisti di importo superiore a un euro effettuati con strumenti di pagamento elettronici, ad esclusione di quelli effettuati online, in contanti misti, effettuati tramite e-ticket restaurant, effettuati lasciando il codice fiscale per eventuali detrazioni, come ad esempio i farmaci. Tuttavia, da regolamento si prevedono premi sia per i clienti che per i commercianti. La prima estrazione mensile è fissata per l'11 marzo e prevede 10 premi da 100.000 euro per altrettanti acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per altrettanti esercenti. Ci sono poi premi settimanali, 15 da 25.000 euro per chi acquista e 15 da 5.000 euro per chi vende. All'inizio del 2022 si terrà invece la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1 febbraio al 31 dicembre 2021, assegnando 5 milioni di euro ad un acquirente e 1 milione di euro ad un esercente. Gaia comunica che sono in arrivo le bollette dell'acqua nei comuni di Bagnoni, Casola, Comano, Filattiera e Fivizzano. Data la situazione di emergenza sanitaria, Gaia ha intensificato i canali di assistenza a distanza online e telefonica. Gli utenti che desiderano ricevere maggiori informazioni possono chiamare il numero verde 822 33 77 o collegarsi al sito www.gaiaspa.it. Altri strumenti a disposizione dell'utenza sono lo sportello online per la gestione online di tutte le pratiche da PC e la app per smartphone. Gaia SPA inoltre è presente su tutti i social network più diffusi. Gli utenti in difficoltà con il pagamento delle bollette possono avvalersi di uno sconto sulla bolletta dell'acqua, il bonus sociale idrico, il fondo utenze disagiate, il bonus idrico integrativo. Da poco è stata introdotta anche una nuova formula per il pagamento della bolletta, la bolletta a rata costante ad importo mensile fisso. A cosa serve la tessera sanitaria? Come fare per richiederla? E se la tessera sanitaria è scaduta e si ha bisogno di assistenza sanitaria? A queste e altre domande è possibile trovare una risposta nella nuova guida disponibile da oggi sul sito dell'Agenzia delle Entrate. È inoltre online da oggi un nuovo filmato che illustra in pochi e semplici passaggi come e quando utilizzare la tessera. Vediamo dunque insieme. La prima tessera viene inviata automaticamente ai neonati e vale un anno. Poi, una volta acquisiti i dati di assistenza dalla ASL competente, l'agenzia invia una nuova tessera che vale 6 anni. Se non hai ricevuto la tua tessera sanitaria, puoi rivolgerti alla ASL di competenza o a un qualsiasi ufficio dell'agenzia. Quando scade, non occorre fare nulla. Alla scadenza l'agenzia spedisce automaticamente una nuova tessera sanitaria al tuo indirizzo di residenza presente in anagrafe tributaria. Se la tua tessera è scaduta e hai bisogno di assistenza sanitaria, niente paura. Le prestazioni sanitarie sono comunque garantite presentando la ricetta rossa o la ricetta elettronica. Rivolgiti alla ASL e richiedi il certificato sostitutivo della tessera europea assicurazione malattia. Richiedi di correggerli a un qualsiasi ufficio dell'agenzia, presentando un documento di identità valido. In caso di furto, smarrimento o deterioramento della tessera, puoi richiedere un duplicato direttamente sul nostro sito, oppure via mail o PEC, o se preferisci, presso uno dei nostri uffici. Se la richiesta riguarda una tessera senza chip, non occorre essere registrati a Fisco Online. Basta collegarsi al sito dell'agenzia e cliccare sul servizio dedicato. Se richiedi invece una tessera sanitaria a carta nazionale dei servizi, devi entrare nell'area riservata del nostro sito con SPID, CNS o con il PIN dell'agenzia e indicare il motivo della richiesta.
è disponibile sul portale Sistema Tessera Sanitaria un servizio dedicato che consente di scaricare e stampare una copia della propria tessera. Per maggiori informazioni visita il portale del Sistema Tessera Sanitaria. E per saperne di più sui servizi attualmente offerti dall'agenzia online e in presenza, consulta la nostra guida. Occupiamoci adesso di un po' di arte e cultura, perché la rassegna Il Teatro a Casa, Restiamo in Contatto, prosegue con una nuova serie di appuntamenti in streaming dal 5 febbraio fino al 19 marzo. Si tratta di una rassegna incominciata lo scorso autunno per mantenere viva la relazione tra teatro e spettatori nonostante le limitazioni anti-Covid. Saranno 5 gli spettacoli di vario genere che verranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook del Teatro dei Servi. A tal proposito si è espresso con entusiasmo l'assessore alla cultura del comune di Massa, Nadia Marnica. Per noi la cultura non si è mai fermata e siamo lieti di presentare un altro cartellone che per la prima volta comprende addirittura una serie. E ancora, ma questa volta da Carrara, riapre al pubblico da martedì 2 febbraio il Museo Civico del Marmo in Viale 20 Settembre a Carrara, dopo il periodo di chiusura imposto dall'emergenza sanitaria. Il museo sarà aperto da martedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il venerdì anche il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17. Il Museo Civico del Marmo dal 1982 è sede dell'autentica memoria storica della città con lo scopo di conservarla e valorizzarla. Raccoglie e conserva opere di rara bellezza, quali reperti archeologici rinvenuti in cava, strumenti per l'estrazione e la lavorazione dell'epoca romana fino ai giorni nostri. Per maggiori informazioni si contatti il numero 0585 845746 o all'indirizzo mail museo.del.marmo@comune.carrara.ms.it. La sezione arbitri AIA di Carrara prosegue la sua attività con l'organizzazione del nuovo corso arbitri nazionali per il reclutamento di nuovi fischietti ai giovani di età compresi tra i 15 e i 35 anni. Conseguito l'esame finale, ad ogni candidato verrà consegnata la tessera con la quale dirigere tutte le partite. Le strade provinciali 37 Pontremoli-Zeri e 38 Succise sono state riaperte alla circolazione veicolare con un'ordinanza del settore tecnico della provincia di Massa Carrara. Sono infatti terminati i lavori di rimozione delle frane causate dagli eventi meteo del 22 e del 23 gennaio scorso ed è stato ultimato il ripristino piano viabile. Adesso consultiamo il bollettino meteorologico. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per martedì 2 febbraio. Cielo sereno, temperature in aumento, venti deboli, mare poco mosso. Mercoledì 3, tempo instabile, temperature stazionarie, venti moderati, mare molto mosso. Nei giorni successivi, tempo variabile, temperature in aumento, venti tesi, mare molto mosso. Per aggiornamenti visitare il sito www.meteopuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo! E con le previsioni meteorologiche termina per questa sera il nostro telegiornale. Io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia e di aver scelto l'informazione di Antenna 3. Non mi resta dunque che augurare a tutti voi una splendida serata e darvi appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.